Presidente Marsiglio, bilancio approvato ad UA già da qualche giorno, oggi la presentazione sempre più sul mercato, una realtà ormai nazionale. Bilancio più che positivo, anche il bilancio consolidato, cioè quello che riguarda tutte le aziende del gruppo, registra un segno positivo, tutte le aziende raggiungono quantomeno il pareggio di bilancio e lo raggiungono aumentando il servizio, crescono i ricavi da traffico, oltre 3 milioni di euro in più, vuol dire che ci sono più passeggeri, diminuiscono i costi di gestione, non soltanto per effetto della diminuzione del prezzo del gasolio, ma anche perché sono state fatte operazioni serie di ottimizzazione e di gestione oculata delle risorse, che ricordo sono risorse pubbliche e quindi vanno ben spese. Le stiamo spendendo bene perché abbiamo quasi raddoppiato il parco mezzi dei treni a disposizione della nostra divisione ferroviaria e abbattuto di circa 3 anni negli ultimi 5 la vetustà media dei mezzi. Nel 2019, quando inizia l'amministrazione regionale del sottoscritto, erano quasi 14 gli anni di media di anzianità dei mezzi in servizio, oggi sono poco più di 10, oltre 3 anni in meno in soli 5 anni di lavoro. Continueremo ad acquistare decine e decine di nuovi mezzi, mezzi a gasolio, mezzi a metano, ne abbiamo acquistati molti per abbattere le emissioni e rendere sempre più ecologicamente sostenibile tutta la nostra flotta. Quindi un'azienda che cresce, migliora il servizio nella quantità e nella qualità e cerca di dare le migliori risposte possibili in un settore nevralgico qual è quello del trasporto pubblico locale.